Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, perché sto facendo questo video in auto? Perché voglio parlarvi di due applicazioni, ovvero navigatori. Sono due navigatori che io utilizzo costantemente ogni giorno, ma attenzione, non utilizzo tutti e due insieme, ma bensì ognuno sostituisce le funzioni dell'altro, ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Come vi ho detto nella intro di questo video, io ogni giorno utilizzo due tipi di navigatori per il semplice fatto che ognuno va a sostituire le funzioni dell'altro. E iniziando a parlare di navigatori, partirò da Google Maps. Google Maps è un navigatore messo a disposizione di Google di cui io non posso fare assolutamente a meno, perché mi consente di mettere in ordine geografico tutte quelle destinazioni che mi tocca raggiungere ogni giorno per poi inserirle nella schermata home, là dove possiamo consultarle ogni qualvolta che vogliamo e di modificarne l'itinerario. Ovviamente Google Maps consente anche di disattivare tutte quelle voci e farci evitare autostrade, pedaggi e traghetti, però devo dire che io in Google Maps avrei voluto avere quelle informazioni a display come si vedono su tanti altri navigatori, e tutte quelle informazioni a display come limiti di velocità e autovelox presenti sulla strada che noi stiamo percorrendo. Ma per questo io utilizzo Waze. Waze è un navigatore che utilizzo da moltissimo tempo. Da quando ho scoperto questo navigatore non ho potuto più farne a meno. Questo navigatore, voglio subito dirvi che rispetto a Google Maps, mi fornisce tutte quelle informazioni a display come limiti di velocità e tutti gli autovelox sulla strada che noi stiamo percorrendo. Ma Waze non è solo questo. Waze è in grado di fornire informazioni in tempo reale grazie a noi utenti. Cosa vuol dire? Ve lo spiego subito. Se noi stiamo percorrendo per esempio la 1 Napoli-Roma e in quel momento un altro automobilista che sta utilizzando Waze invia una segnalazione, a me in tempo reale mi arriva la notifica e posso vedere quella segnalazione che è stata inviata dall'utente, magari che sia un incidente, che siano lavori in corso o quant'altro, e nello stesso tempo possiamo anche noi inviare segnalazioni ad altri utenti che stanno utilizzando Waze in quel momento sul nostro stesso tragitto. E possiamo inviare segnalazioni come traffico su strada, strada chiusa, autovelox non presenti su Waze e quant'altro. Ovviamente Waze non finisce qua. Waze ha un menu molto esteso di impostazioni e tra l'altro, proprio come Google Maps, consente di disattivare tutte le strade a pedaggio, autostrade e traghetti. E una delle funzioni che a me piace in Waze è quella là di cambiare la voce di default tra quelle presenti, oppure la vera chicca è quella di registrare la propria voce. Ovviamente non vi faccio sentire la mia perché è in napoletano, e vi dicevo di registrare la propria voce e di metterla come voce guida di default. Ma fatto sta che tra i due navigatori io preferisco utilizzare Waze perché non ha mai sbagliato un colpo, e devo dire che qualsiasi indirizzo digitato nella barra di ricerca mi ha sempre portato a destinazione, quindi a mio avviso è uno tra i più completi che io abbia mai potuto utilizzare. Ovviamente sia di Google Maps e sia di Waze sono disponibili sia per Android e sia per iOS, e come al solito vi lascio il link qua in basso in descrizione. Adesso non resta altro che sapere la vostra e fammi sapere qua in basso nei commenti quale andrete ad utilizzare, o come meglio dire quale già state utilizzando. Se questo video vi è piaciuto vi raccomando lasciate tanti bei pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e condividete questo video. Voglio ricordarvi che potete seguirmi anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove vado a pubblicare tutti gli aggiornamenti di questo canale. I link li trovate sempre qua in basso in descrizione. E come al solito, solita storia, noi ci vediamo sempre domenica alle 11 qui sul mio canale YouTube con un prossimo video. Ciao! It's from love.